Ma che disastro! Ma porca, ma spacca tutto! Riccardo voleva l'assassare, eccolo accontentato. Qua siamo nei pressi della Valdastico, e per la precisione a Cogollo, e oggi andremo a scoprire dei sentieri spettacolari e poco conosciuti del Monte Cengio. Bello. Wow. Un po' di foschia. Arciero. Cimone. Ah, vabbè, è tutta un'autostrada qua. Passo così, tipo quello là, così. Dietro per la maglia. Sono. Ok. Aspetta un attimo mio padre. Ah, che scarso che fa. Che brocco! No, stavolta si vede! Ok, il brocco è arrivato! Come un'autostrada! Dai, qualcosina siamo migliorati, qualcosina! No, abbandonarmi! Sì! Ci sono! Madonna, ha perso l'equilibrio! Che passaggi, Carini! Zona wide questa! Natura, natura! Un po' di ghiaccio anche! Vai! Qui c'è mezzo metro di foglie qua. Registrare. Vai là, guardalo, guardalo, guarda qui la mano. Che lui ha fatto il carpere. Adesso inizia la difesa. Bene, bene. Giorno di ordinaria follia. Sai che vedo? Vedo l'uscita! Vedo l'uscita! Oh. Ok. Bro, cosa non ti becchi? No! No! Ma porca vacca! Cosa che ti ho preso? Ma che disastro!
Ma porca, me l'ha spaccato tutto, me l'ha spaccato anche un raggio. Guardando le immagini si scopre che il deragliatore spazza via parecchi sassi. Comunque il vero colpevole è il raggio rotto. Non essendoci bisogno di pedalare, perché il sentiero era in discesa, con tutta probabilità il deragliatore è stato dimenticato nella posizione più vicina ai raggi, nel rapporto più corto per intenderci. In quella posizione il deragliatore si trova solo un paio di centimetri scarsi dei raggi. Andando contro i sassi, il deragliatore si è impigliato sul raggio che le ha fatto ruotare e rompere. Sì, sì, lo ha proprio masticato tutto lì. Spero che così non può andare, spacca tutto, anche al raggio. Giocate, giocate, mette fermo l'operazione, là, da. Entrambi le chiavi. Il resto vedo qualcosa. Sì, mi vedo. Oh. Là. Ecco qua i nostri eroi in riparazione. Ecco, è la vera soddisfazione del mountain bike. Esatto. Che bello la mountain bike. Del deragliatore è andato. Ma che roba? Spaccava di brutto il track, ti tranciato. Vissuto qua. Madonna, okay. Che disastro. Mi sta per smagliare, secondo me. Tre disperati. Tre disperati cercano di riparare la bicicletta per proseguire. Alle ricerca. Per ritornare a casa. Ah sì, esatto, perché c'è un po' di salita ancora. Ah sì. Senza pedali. Il motore no, non fa niente, sì. Ok, non si. Perfetto. Come nuova, andiamo. No, via, si va alle prossime avventure. Ragazzi, i biker sono anche dei meccanici. Ok, dai. Imprevisti, fa parte dell'avventura. Già. Bisogna saperli gestire con calma, sangue freddo, senza disperare e avanti. Ah, ti ho era baltà. Lo che ora baltà la bici. Era baltando. E delle volte che è stato mese successo anche lei bike che si indurisse. Porca miseria, adesso. Bisogna sfiatarlo a casa. Ah, capotandolo. Era baltando. Mi si è capitato anche con lei bike che si diventa durissimo. Ricci fa finta di avere una front. Ah, ti dici che non si può fare niente adesso? No. Mi era capitato anche. Dopo a casa lo sgonfiamo e lo ricarichiamo. Okay. Finish. Quella bici alleggerita. L'ultima sessione non so neanche come ho fatto a farla. Oh, te che proprio te che devastare il coso, è carta adesso, sì, l'ultimo colpo lì. Oh, che senso? Te che è adesso? Le spario, sì. Le prende tutte, le prende. Come distruggere il carro? Paga a foto. E ha distrutto la bici. E il deragliatore e il carter, l'ammortizzatore in ciodà. Ma adesso tu te ne porti a fare dei trail, devo stare. No, mi pensavo da via con gente che si vuole andare. Mi sono distruggere la bici. Concludendo, è un percorso ideale per l'inverno perché non si raggiungono quote elevate, sempre esposto al sole e con un terreno asciutto. Percorso molto wide, sentieri poco conosciuti, avvincenti e tecnici. Ci è costato qualcosina, ma oggi abbiamo imparato anche una lezione.
Quando non serve, come in discesa o quando si affrontano passaggi stretti e c'è il rischio di toccare quel deragliatore, meglio evitare di avere il rapporto più corto. Basta una lieve spinta perché vada ad agganciarsi sui raggi. Ringrazio tutti, in particolare Massimo che ci propone questi trail vincenti e sconosciuti alla maggioranza. Se il video ti è piaciuto, clicca su un pollice in su. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Il primo ramo in cima là, il pilone, il secondo pilone, è tutto un sentiero che passa sotto qua il cengio.